Si è appena conclusa l'udienza per la convalida del fermo di Alessio Mantineo. Fuori dal carcere di Gazzi incontriamo il suo avvocato, Salvatore Silvestro. L'indagato ha ancora una volta contestato la scrivibilità del fatto allo stesso, ha ricostruito tutto ciò che ha fatto quella sera, la notte, fornendo una spiegazione, non c'entra con nulla di lei, e continua a manifestare la sua innocenza con estrema veemenza. Quali elementi sono emersi? Preferirei che il giudice per le indagini preliminari prima sciolga la riserva sul fermo e sulla richiesta di applicazione di misura avanzata dal pubblico ministero. Come ha trovato Alessio? Molto provato. Ha detto qualche cosa a riferimento ad Ilenia, alle parole anche di difesa della ragazza? Ha detto che gli vuole bene e che non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Ma dove si trovava quella mattina? Quella notte dove si trovava? Quello che ha detto sin dal primo momento, a dormire. Quindi lui non è mai andato a casa di Ilenia quella notte? Sostiene di no. Ha ferite, ha bruciature, ragazzi? Nessun riscontro oggettivo che possa dimostrare la sua presenza a casa di Ilenia quella notte. Telecamere o indizi che dimostrano la sua presenza sul posto? No. Allo stato no. Chiaramente penso che ci siano ancora attività di indagini in corso, poi successivamente verificheremo. La procura ha contestato nuovi elementi oggi? Hanno depositato altri atti. Chiederà la scarcerazione lei? Non posso. Ecco, allora avete sentito. Farà il canto di scarcerazione?